Incredibile ma vero, Rockstar ha nascosto un messaggio in codice nell'aggiornamento di GTA Online riferito niente po' di meno che a GTA 6. No, diciamolo meglio. Rockstar ha aggiunto una t-shirt che riporta un messaggio in codice che potrebbe essere un riferimento al nuovo Grand Theft Auto. Ma precisiamo ancora. Il messaggio potrebbe essere un riferimento al nuovo Grand Theft Auto, ma è probabile anche che sia un riferimento a qualcos'altro. Certo, detta così la notizia ha decisamente meno appeal, ma trattandosi di GTA 6 ormai lo sappiamo bene che vale tutto, e quindi la community si è subito lanciata nelle ipotesi più azzardate. Ma cos'è davvero questa t-shirt? E a cosa potrebbe riferirsi? Seguiteci che proviamo a spiegarvelo partendo dall'inizio, ovvero da questa misteriosa maglietta. Nell'ultimo aggiornamento di GTA Online, San Andreas Mercenaries è stata aggiunta nei negozi di Los Santos una serie di magliette dedicate all'anniversario di GTA. Tra queste ne spicca una grigia che non ha una marca precisa e ha disegnato sopra un volto che sembra un alieno dentro un rombo. Sui lati di questo rombo ci sono tutta una serie di numeri e a guardarli meglio si nota che questi numeri si ripetono uguali su tutti e quattro i lati. Ora, non era difficile ipotizzare che questi numeri potessero essere un messaggio in codice e infatti lo erano. Il codice, tra l'altro, era piuttosto semplice da decifrare, visto che si trattava di una semplice sostituzione di lettere con numeri corrispondenti a quelli dell'alfabeto senza alcuna chiave nascosta come comunemente si fa in questi casi. Semplicemente se c'è uno 01 dobbiamo mettere una A, se c'è uno 02 una B, il 14 una N e via dicendo. Il messaggio, una volta decifrato, dice questo: One day will reveal all. Non dice altro. Cosa ci indica dunque questo messaggio in codice? Il testo è abbastanza esplicativo, ma rimane davvero molto vago. Un giorno ci sarà un annuncio. E voi giustamente vi starete chiedendo, quando sarà questo giorno? Non ce lo dicono. Cosa riguarderà questo annuncio? Non ci dicono nemmeno questo. Ma almeno ci sarà qualche indizio che richiami a GTA 6, no? Beh, in verità non sembrano essercene. Si basa infatti tutto su una congettura, ovvero che il reveal di GTA 6 non dovrebbe essere lontano perché mesi fa c'è stato quel famoso e clamoroso leak. Insomma, non ci sono altri indizi secondari che possano in qualche modo far pensare a GTA 6, anche perché l'immagine sulla maglietta ha tutta l'aria di essere un alieno. E questo sì che potrebbe essere un indizio più concreto e anche decisamente più sensato. Sì, perché se sappiamo già che un giorno prima o poi ci sarà un reveal del nuovo GTA 6 e non serve certo una maglietta a dircelo, il reveal degli alieni è senz'altro qualcosa di meno scontato, anche se decisamente plausibile dopo l'evento dedicato agli UFO di Halloween 2022. Insomma, la macchina dell'hype ha mietuto ancora vittime e persino qualcuno di noi ci è cascato. Però tutto è bene quel che finisce bene e chiarezza è stata fatta. Iscrivetevi quindi al canale e cliccate sulla campanellina delle notifiche per altre notizie dall'Area 51. Qui accanto alcuni suggerimenti... Ehi, un momento, che succede? Perché c'è una luce a forma di cono nel mio studio? Da dove... Oh!